Anche da noi dopo la partecipazione al film Bodyguard a fianco di Kevin Costner. E sono proprio i brani della colonna sonora del film i pezzi forti del concerto. Oh, come on, I know you do better than that. How is everybody here tonight? Sfodera un'inedita dritta, chiacchiera con il pubblico, chiede continuamente: vi piace, vi state divertendo? Lo show è molto americano, genere Las Vegas, e lei è il simbolo di una borghesia nera, ricca, senza problemi. Scenografia un po' kitsch, 11 musicisti sul palco e un repertorio che confina spesso con la canzonetta. Siamo allo sport, la nazionale di calcio. Reduce da Stati Uniti e Giappone, Whitney Houston ha cominciato a Milano la sua tournée europea. Ieri sera c'era un incredibile pienone al Forum di Assago. Stasera si replica e non si trova un posto nemmeno a pagarlo oro. Grazie a Coccia. La regina nera del pop appare sul palco alle 10, quasi un'ora di ritardo sul previsto. Con la sua voce profonda e intensa canta Love Will Save the Day. È bella Whitney Houston, sfoggia un abito luccicante da sirena, ha l'aria sbarazzina e sfoggia un'inedita grinta. Chiacchiera con il pubblico, chiede continuamente: vi piace, vi state divertendo? Grazie a tutti. Lo show è molto americano, genere Las Vegas. Lei con il suo soul facile, patinato, ammaglia il pubblico numerosissimo, 10.000 persone, che ha pagato anche 110.000 lire per esserci, per poter assistere al suo concerto. Sometimes life can make you crazy, so you can really put your body to the test. È una grande professionista, anche se il repertorio sfocia spesso nella canzonetta. Uno show tutto sommato monotono, ma per Whitney si fanno follie, soprattutto dopo la sua partecipazione al film Bodyguard a fianco di Kevin Costner. La colonna sonora del film ha venduto milioni e milioni di copie e le canzoni del film sono proprio il pezzo forte più emozionante dello show. Siamo allo sport, calcio. The greatest love of all inside me. Grande voce ma scarsa personalità, un repertorio sofisticato che poco si addice ad un pubblico da palasport e una scenografia pomposamente anni 70. Whitney Houston è un fenomeno da 55 milioni di dischi venduti nel mondo ed è grazie a questo successo che ha registrato il tutto esaurito per le due date italiane di ieri e di questa sera. Al pubblico composto ha offerto pochi brani tratti dalla colonna sonora di La Guardia del Corpo, ultimo successo che ha fatto salire vertiginosamente le sue quotazioni. I suoi esercizi vocali però sono sempre straordinari. La si vorrebbe vedere in movimento, invece ancheggia troppo fasciata nell'abito lungo di velluto. Whitney, hai 30 anni, sei bella e una voce strepitosa. Perché scegli un repertorio ed uno stile poco adatti alle tue capacità? Le nostre domande non trovano risposta perché la stampa nell'ultimo anno ha scritto ogni malignità. A chi ha detto che è omosessuale, obesa o chissà che, Whitney risponde solo con la sua musica. E con questo vi salutiamo. Il film La Guardia del Corpo a fianco di Kevin Costner. Da New York ci riferisce Giovanni Cipriani.